Imponente la scelta che ha fatto di chiamarsi Francesco, scelta che nessuno finora aveva avuto il coraggio di fare. Ecco le bandiere argentine. Era previsto questo suono, questo ballo? La veste gli sta a perfezione, evidentemente rientrava nei canoni di uno dei tre. Ci sembra un po' serio, ma forse è proprio lui così. Sarà non serio, è lui così. Sarà trattenendo anche la commozione. Commozione, emozione. Ecco. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza. La comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima
prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo... facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Santi Apostoli Petrus e Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedan pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Santorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatibus vesti, perducat vos, Iesus Christus, ad vita in eterna. Amen. Indulgentiam, ad solutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus. Et finalem perseverantia in bonis operibus trio ad vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Tanto godiamoci ancora questi istanti di saluto. Vedete già dalla croce che il nuovo Papa porta, che era quella che portava quando è entrato in conclave, non è certo una croce di quelle preziose e gemmate. Vediamo se aggiunge altre parole a quelle già dette. Dobbiamo dire che è stato nell'insieme qualcosa di rivoluzionario, straordinario. Di straordinario e di rivoluzionario, perché non ricordo un inizio di pontificato così centrato teologicamente sull'essere vescovo di Roma, che è il motivo per il quale, grazie al quale, si è pontefici di tutta la Chiesa. Ha parlato pressoché solo della Chiesa di Roma, chiamando a testimone il cardinal vicario che gli stava appresso. Credo che questa sia
la prova più significativa della pastoralità di questo uomo che viene dalla gavetta, che viene dalle grandi periferie del mondo, dalle grandi metropoli del mondo. La fine del mondo, come ha detto lui nel discorso. Ha detto, è un discorso che è sembrato, mi ha colpito per tantissimi punti, la preghiera fatta per Benedetto XVI. Non so se il Papa parlerà ancora. Sì. Probabilmente sta chiedendo il microfono, il Papa, forse vuole aggiungere qualcosa. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. Ed è la conferma di quello che dicevi prima, un discorso rivoluzionario, stava per dire buenas noches probabilmente in spagnolo, sì. Buonanotte, ci vediamo presto. Dicevo tantissimi punti, la preghiera che ha chiesto e che ha fatto insieme con tutti noi per Benedetto XVI, poi in particolare vorrei partire da questo. La preghiera che ha chiesto su di sé, il popolo invitato a pregare su di sé e lui inchinato per ricevere la benedizione di Dio invocata dal popolo santo di Dio. Qualcosa davvero, non vorrei usare parole a vanvera, qualcosa di rivoluzionario, qualcosa di mai visto. Ringraziamo il Signore. Ancora una volta la fantasia di Dio ci ha sorpreso, ancora una volta la fantasia di Dio ha vinto, ancora una volta il mondo rimarrà ammirato da questa vecchia, antica chiesa che sa farsi giovanissima, fresca, immediata. Nei giorni scorsi noi avevamo parlato anche dei gesti, di come stare al balcone. Indubbiamente il gesto di Papa Francesco è stato il gesto del chinarsi. Deve invocare la benedizione. È il gesto di un uomo umile e complessivamente a me ha dato l'impressione dell'uomo umile. E forse anche il fatto che non abbia mai detto Papa, ma sempre Vescovo di Roma, può andare in questa. È quello che diceva il predicatore. E che ha nominato il suo predecessore come Vescovo emerito di Roma. C'è questo passaggio in particolare, questa ripetizione che mi ha colpito profondamente. Lui ha detto: incominciamo questo cammino. Vescovo e popolo, l'ha ripetuto 3 volte, mettendo in fusione, in unione, il suo operato, però che è imprescindibile dall'abbraccio e dalla benedizione dell'operato del popolo. Ma sai, quando adesso si comincerà a raccogliere gli aneddoti, ma questo era un uomo che andava in metro, in bus, nelle parrocchie della sua città. Lui sa che cos'è il popolo, sa che cosa è fatto il popolo e sa anche le miserie, le necessità, le povertà del popolo. Io credo che la scelta del nome sia assolutamente programmatica.